L'impegno non era dei più onerosi, ma vincere un derby fa sempre piacere, e poi c'è questa salute che sembra recuperata dopo la caduta un po' rovinosa di Vado Ligure, no? O sbaglio? Sì, assolutamente. Poi era una partita che comunque era importante in vista del posizionamento playoff, e è stata condotta bene da noi. Siamo stati sempre avanti, abbiamo segnato molto. Però abbiamo anche concesso un po' troppi canestri facili, quindi bisogna lavorare in settimana secondo me su questa cosa per migliorare sotto questo aspetto. Settimana prossima aspettiamo Spedaletti, che è una squadra comunque impegnativa e importante, e come dicevo prima dobbiamo farci trovare pronti, perché poi la vittoria sarà importante per garantire il terzo posto in ottica playoff. Questi playoff tu come li vedi? Ci sono effettivamente delle possibilità? Allora, sicuramente quest'anno le squadre sono tutte molto equilibrate e quindi tutti possono arrivare in fondo e vincere. Quindi ovviamente il posizionamento in classifica è importante, perché ci garantisce un miglior il fattore campo fondamentalmente. E ovviamente rispetto all'anno scorso abbiamo fatto tra virgolette un passo indietro, perché appunto l'anno scorso abbiamo vinto il campionato, quest'anno invece ci presentiamo alla fase finale in una posizione un pochino più arretrata, però comunque siamo fiduciosi di poter esprimere la pallacanestro che ci ha sempre contraddistinto negli anni. Vediamo cosa succede, noi ce la giocheremo al meglio delle nostre possibilità.